Ciao a tutti, onestamente sono d'accordo con Sir Shortino e aggiungo una piccola cosa, all'interno della mia famiglia non sono mai esistiti i ruoli di genere. Devono stare al loro posto, perché i ruoli della coppia non sono una cosa preistorica, come dicono, ma la ricetta per una relazione che funzioni. Ha ragione! I ruoli della coppia non sono una cosa preistorica! Perché nella preistoria erano molto più avanti di sta cazzata! Ciao, sono Zio Sciortino! L'ho certificato! Sapete perché? Perché un volte incazzo. Immaginare e pensare che per far funzionare una relazione gli uomini e donne devono rispettare alla perfezione determinati ruoli dettati semplicemente dal loro genere, ma soprattutto dettati semplicemente dalla convenzione sociale in cui viviamo. Perché questa società, purtroppo, si porta sulle spalle 1500 anni di retorica cattolica, che è patriarcale, misogena e maschilista. Per questo i ruoli sono così ben delineati. E tra l'altro, visto che si pensa all'uomo cacciatore che nella preistoria quindi si opponeva ai tiri da dentro a sciabola, all'uomo protettore, beh, ci sono ricerche che invece dimostrano che questi ruoli nella preistoria non erano così definiti e che anzi le donne molto spesso si univano alla caccia, addirittura avevano dei gruppi di caccia di sole donne. È fantastico come la storia smentisca le cazzate che dicono questa gente. Devi capire che la donna deve rispettare il suo ruolo in una coppia. Ovviamente anche l'uomo, sia chiaro, non è che siamo qui a fare i pazzeschi e dare la colpa alle donne, ci mancherebbe. Ma questo non cambia il fatto che ogni genere abbia le sue qualità innate e solo quando imparerai a valorizzarle al meglio potrai davvero essere apprezzato come meriti dalla ragazza che ti... Amica, siamo qua a fare i pazzeschi e dare la colpa alle donne! Però il video inizia e gran parte dei suoi discorsi con le donne fanno questo e sbagliano. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Non siamo mica qui a dare la colpa alle donne. Anche gli uomini devono rispettare i loro ruoli di genere e che siamo qui a pettinare le bambole e a pettinare Zio Sciortino. Ovviamente no. Ruoli di genere che tra l'altro sono le cause che portano a tutte quelle problematiche maschili di cui spesso si sente parlare dicendo che non vengono portate alla luce. È bellissimo, signore, è fantastico. Quando parliamo di parità, quando parliamo di avere una società che tratti uomini e donne allo stesso modo, che non ci sia nessuna differenza da un punto di vista del ruolo, di come vengono percepiti, serve proprio ad abbattere i ruoli di genere, gli stereotipi di genere e far sì che tutti ne traggano giovamento. Perché poi, se gli uomini vengono schiacciati da una pressione sociale non indifferente e le donne viceversa vengono additate male se non rispettano quei ruoli di genere, non ci possiamo lamentare! Non ci possiamo lamentare, non vi dovete lamentare. Non vi dovete lamentare. Perché la pressione sociale, se volete questi ruoli di genere così rigidissimi, ve la scegliete voi. Ed è una pressione sociale che non tutti riescono a sostenere, non tutti possono ambire alle stesse cose, non tutti possono letteralmente arrivare agli stessi risultati, e questo può essere deleterio. Se invece usciamo da ruoli di genere, abbiamo relazioni alla pari, rapporti alla pari, tutto alla pari, ognuno ovviamente subisce meno pressione sociale riguardante il proprio genere. Poi c'è la pressione sociale data dal capitalismo, ma quello è un altro discorso, la trattiamo in un altro tema, in un altro video. Come sempre, lasciatemi un commento e diffidate da chiunque dica una puttanata del genere o se ne esca con energia maschile ed energia femminile. Napoli vi fa l'onda energetica, VTV. È garantito. L'onda energetica non Napoli vi fa. Cliccate qua per seguirmi anche sui giri, ovviamente. Ciao di casa e baci!